come è riuscita a mettere insieme questa storia toccando due punti così apparentemente anche distanti. Diciamo che il trait d'union è proprio la giovinezza. La storia verte attorno alle tematiche del bullismo, i protagonisti sono dei ragazzini che quindi si immettono nella giovinezza, nell'adolescenza, ma dall'altro capo, dal lato opposto, c'è una donna che esce dalla giovinezza e impatta con la demarcazione anche ancestrale della menopausa, biologica ma anche ancestrale. Qualsiasi donna si immetta in quella che è la menopausa, definiamola così con un termine quasi medico, viene anche a improvvisamente a fare i conti con tanti timori, tante tematiche che risalgono proprio a dei pregiudizi, a un sentire quasi ancestrale. La protagonista adulta è la bidella della scuola dove avviene un fatto grave, che però è preparato da tutta una serie di piccoli atti di sopraffazione messi in atto per l'appunto dai bulli. È una bidella laureata, una donna che ha accettato una sistemazione provvisoria e, come spesso accade, la provvisorietà è diventata definitività, quindi è rimasta bidella, nonostante sia una donna colta, laureata, con una grande profondità. Vive in una situazione coniugale che la preda anche di energie sul fronte economico, e la sua condizione è una condizione di trasognamento, di rimpianto e anche di aspettativa irrealistica di un futuro migliore. In questa condizione lei è testimone di distratta dei fatti che avvengono. Il romanzo è stato scritto quando le mie figlie erano molto giovani. Quindi c'è un riverbero di quella età. Evidentemente io provo una fascinazione per quell'età così piena di vitalità, così magmatica, e scrivo per ragazzi. Lo faccio, tra virgolette, per necessità, nel senso che è anche una fonte di reddito, lo faccio per passione. Non è mai un caso che si scelga di fare un mestiere. Addirittura anche con i cartoni animati, perché Allora c'è anche sì. Carotina. Io ho sceneggiato un cartone animato e lì stiamo parlando di bambini. Ho scritto per bambini anche in età prescolari, ma ultimamente sto scrivendo per ragazzini. Quindi con Rusconi ho riscritto molti classici che usciranno a breve, due Divine Commedie addirittura, quindi mi sono sobbarcata questa impresa titanica durante i duri mesi del lockdown e sono autrice di una collanina di gialli per ragazzi. Quindi sì, quella è la scrittura felice. Il romanzo in questione invece è un romanzo che tocca tematiche drammatiche.